Paradossalmente mi sono reso conto che il lavoro, cioè da quando ho cominciato a fare il produttore, sono diventato un attore migliore. Perché è paradossale questa cosa, ma in realtà ho capito perché. Perché chiaramente l'attore, al cinema soprattutto, è richiesta una certa, una finta naturalezza, che non è naturale per niente, ma. Quindi in qualche modo il fatto di essere distratto e il fatto anche di preparare il film da produttore, quindi di avere la possibilità di preparare il film, perché lo devi fare in quanto produttore, cioè addirittura magari lo scrivi pure il copione, come mi è capitato, dei film che ho prodotto, come in questo caso prenderlo dall'inizio, fare le location, è una preparazione pazzesca, che gli attori normalmente non hanno il tempo di fare, no? Per cui è come se tu conosci il film da tutti i suoi punti di vista. Ed è un grandissimo vantaggio perché sei preparato tuo malgrado, in quanto il produttore deve occuparsi di tutto insieme al regista, e quindi fai una preparazione pazzesca. Questo poi l'attore te lo ritrovi. Rispetto alla mia domanda, cosa mi hai chiesto? Le qualità delle storie d'amore, Ma tanto storie d'amore non se ne fanno tante. Questo purtroppo, perché in realtà ce ne sarebbe un bisogno pazzesco. Poi dipende che storia d'amore. Adesso qui c'è una storia d'amore, ma il film ecco, non è per niente appunto un film solo romantico, no? C'è una vicenda. Soprattutto questo film ha, secondo me, questo è nella scrittura, ha la qualità di sì, mettere in scena dei personaggi che evidentemente hanno anche delle meschinità, hanno anche dei difetti, non sono eroici, hanno anche dei limiti pazzeschi. E però questo film in qualche modo li perdona. Ecco, qui l'autore è indulgente, come si dice? Li assolve, ecco, li assolve. E questa è una cosa che il cinema italiano ha fatto negli anni. Pensiamo a Scola, qui, Felice, ci segue, nel senso che tutto il nostro cinema italiano, Fellini, Scola, Risi, in qualche modo mettevano in scena anche dei personaggi, se vogliamo, molto più che in questo film, esasperati, però in qualche modo assolvendo sempre tutti. E questa è una cosa che. Non credo che il cinema debba avere delle responsabilità pedagogiche di nessun tipo o sociologiche, ci mancherebbe altro. Il cinema è un'arte, quindi deve essere avulsa da questi obiettivi. Ecco, però come mi piace dire questa cosa, che in fondo però il cinema serve a qualcosa. Qualcuno mi disse qualche anno fa che con la cultura non si mangia, invece io penso che un'utilità, ecco, pratica, vera, energetica, ecco, il cinema ce l'ha. E cioè quella di scaldare i nostri cuoricini. E penso che non sia proprio una cosa, diciamo, da poco. In questa cosa collettiva di stare insieme in questa sala, di condividere, siamo usciti di casa tutti quanti, e ci ritroviamo oggi qui a guardare questo film e un po' a condividere anche questo senso di angoscia che ci abbiamo per tutte le cose che stiamo vivendo. Quindi trovare un posto dove le nostre, insomma, le nostre vite possono invece riconoscere, ecco, in un film qualcosa che proviamo intimamente e che magari non abbiamo il coraggio di verbalizzare tra di noi. Ecco, invece il cinema ci aiuta a fare questo, per cui è importante.